L'egira dei musulmani avviene dopo una serie di torture e persecuzioni subite dai politeisti di Quraysh, i quali non accettarono che una parte della loro comunità, compresi i loro figli, mogli, fratelli, pure i loro schiavi, abbraccino l'Islam. Questa condizione di insicurezza nella quale si trovano i musulmani li costringe ad abbandonare la loro patria, ossia la Mecca. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam consiglia una parte dei fedeli di migrare verso l'Abissinia, perché fu governata da un re giusto. Così lo definì il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emigrate verso l'Abissinia, perché vi è un re giusto, nessuno subisce ingiustizie presso di lui. Dunque partì una delegazione composta da 11 uomini e 4 donne e successivamente emigrarono 83 uomini e 19 donne. Nel frattempo, il messaggio dell'Islam continua a farsi sentire tra le tribù arabe nonostante la diffamazione e le falsificazioni dei politeisti di Quraysh. In questo periodo, una delegazione da Yathrib, quella che sarà chiamata poi la Medina, una delegazione composta da 11 uomini che rappresentano le due tribù più significative a Medina, Al-Aws e Al-Khazraj, arrivano a Mecca per stringere il patto della fede con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Venne chiamato questo patto Bay'atul Aqabatil Ula. Poi tornano a Yathrib accompagnati dal giovane compagno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Mus'ab ibn Umair, Allah sia compiaciuto di lui, che li sarà da guida spirituale e presenterà l'Islam all'intera comunità di Yathrib.